partecipare alla inaugurazione di una sede nuova. Io vi partecipo spesso in giro e peraltro c'è una grande vivacità mai spenta in giro per l'Italia di lavoratori, di sindacalisti che vogliono progredire anche nell'avere delle sedi decorose, spaziose, capaci appunto di riunire le persone che fanno attività sindacale. È sempre emozionante e ogni volta cerco di intendere dietro appunto queste decisioni cosa c'è, e c'è una sola cosa, c'è la volontà appunto di continuare a costruire il futuro, non rinnegando il passato, ma a costruire il futuro, e questo è un fatto importante ancora di più. Devo essere sincero, in questi ultimi tempi mi emoziono ancora di più e lo dico con molta sincerità. Proprio quando c'è un vento, io sono convinto passeggero, molto pericoloso, dove si notano potenti che si mettono contro i deboli, potenti contro i deboli. C'è una corrente di pensiero che ritiene che tra il potere e le persone non ci debba essere nulla, e cioè che non ci debbano essere possibilità per le persone di avere un loro strumento di partecipazione. È un vento che noi conosciamo e che spira da diverso tempo appunto in alcune realtà, soprattutto quelle occidentali, soprattutto nelle realtà cosiddette a democrazia matura, che stanno perdendo la loro identità, come se tra il potere e le persone non ci debba essere nulla, come se le persone non dovessero appunto sentire il dovere di dare il loro contributo, di avere del potere da far valere e di avere anche delle opinioni da far valere, di avere una cultura da preservare, di avere la capacità di intervenire sulle questioni. Sono i potenti che si ribellano contro i deboli. E noi questa vicenda la dobbiamo considerare. E la questione singolare è che questa vicenda si muove contro i lavoratori, ma anche contro gli imprenditori, contro tutte le vicende, tutte le realtà che riescono o che vogliono associarsi. È un elemento fortemente disgregante della comunità. Le persone singolarmente non valgono nulla. Ed ecco perché hanno un istinto le persone a unirsi agli altri, a vivere comunitariamente, e a darsi degli strumenti capaci di far vivere anche il più debole e il più povero nella vita comunitaria. Ecco perché l'inaugurazione di una sede, per i propositi che ci sono dietro, mi emoziona ancora di più. Io non ho molto da dire, se non appunto nel ringraziarvi per tenere anche qui in Catanzaro alta la fiaccola della volontà di partecipare. L'eroismo di partecipare, finché è una realtà viva, le comunità possono essere tranquilli, possono essere tranquille e prospereranno. Non ho mai visto una comunità prosperare nell'atteggiamento amorfo dei cittadini e magari di chi ha la maggior responsabilità appunto di caricarsi interamente ogni cosa. La rovina della comunità sarà molto prossima. Ecco perché io, quello che mi sento di dire, ci sono anche gli amici delle associazioni, ho capito, imprenditoriali, di stringerci insieme appunto a che questo tesoro importantissimo di tante volontà di persone
nello stare insieme, appunto, negli strumenti di riunione che abbiamo, che dobbiamo far fruttificare ancora di più. Se ci sono delle scorie di burocrazia, a eliminarle. Se ci sono degli indugi, appunto, a spazzarli via. Dobbiamo, appunto, lo dicevo stamattina, non partecipare a questa situazione molto grave che avviene, di populismi che si accavallano tra di loro e che stanno portando del baratro la realtà. Noi dobbiamo, appunto, opporre ciò che solo le realtà popolari possono, appunto, sottolineare. Attraverso la nostra responsabilità, mettere all'angolo tutti coloro che ritengono che si possa far fiorire, far prosperare una comunità senza né la partecipazione, senza responsabilità, senza che ognuno si porta sul groppone il proprio mattone di costruzione. Quindi io mi sento di dire questo, ora, e ringrazio per la presenza Monsignore che sta con noi, vedo anche i paramenti, ci benedirà tutti, le persone, non i locali, proprio a che le forze che rappresentiamo possano essere forze che fruttificano nella nostra comunità, che fruttificano proprio nelle realtà e nelle situazioni che gli amici hanno ben descritto poc'anzi, e che anche, appunto, l'amico che ha scritto un bel libro che vi leggerò sulla storia, appunto, della CISL calabrese, e che, appunto, faccia fruttificare anche le memorie del passato, che per noi sono molto importanti. Non c'è avvenire senza far tesoro di ciò che ci ha preceduto. Quindi grazie davvero, grazie, grazie per il contributo che date al Movimento Nazionale, del nostro sindacato. Arrivederci.